The sermon, The Perfection, was delivered by Brother William Marion Branham on Good Friday evening, April 19, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. Il sermone La Perfezione è stato predicato dal fratello William Marion Branham la sera del Venerdì Santo, il 19 aprile 1957, al Tabernacolo Branham a Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. To worship together with you. And now, just before the message, I have my good friend here on the platform tonight, Dr. Lee Vail, First Baptist Church at Lima, Ohio, who was one of my sponsors at the Lima meeting. Ed essere qui per adorare insieme a voi. Ed ora, appena prima del messaggio, ho qui un mio buon amico stasera sul palco, Dr. Lee Vail, dalla chiesa First Baptist di Lima, Ohio, che è stato uno dei miei sponsor alla riunione di Lima. I asked him coming down tonight if he wouldn't just say a word to the congregation, maybe pertaining to the Lima meeting for the next moment or two. And I'm happy to introduce to you tonight Dr. Lee Vail, another Baptist that's got the Holy Ghost. Io ho chiesto, venendo stasera, se avesse giusto detto una parola alla congregazione, forse riguardo alla riunione di Lima, per i prossimi uno o due momenti, e sono lieto di, felice di annunziarvi stasera il dottor Lee Vail, un altro battista che ha lo Spirito Santo. Amen. God bless you, brother. Thank you. That was all pretty strong for a Baptist pastor, wasn't it? Well, we're very happy to have Brother Vail with us, and certainly the doors are open for him to come back and visit us at any time he can. Amen. Dio benedica anche te, fratello Vail. Tutto questo era piuttosto forte per un pastore battista, non è vero? Ebbene, siamo molto felici di avere con noi il fratello Vail, e di certo le porte per lui sono aperte per tornare e farci visita in qualsiasi momento possa. And now, tonight, tomorrow night is the entombment of the Lord Jesus. Sunday morning is the 6 o'clock sunrise service, and I believe the brother has announced the further part of the service. Now let us pray just a moment. Ed ora stasera, domani sera è la sepoltura del Signore Gesù. Domenica mattina alle 6 c'è il servizio all'alba e credo che il fratello abbia annunciato la parte seguente del servizio. Ora preghiamo solo un momento. Blessed Lord, thy word is truth. Amen. And we're thankful for men who handle it fearless as they give it out to the people. Benedetto, Signore, la Tua parola è verità, e siamo grati per uomini che se ne occupano senza paura mentre la danno alle persone. And as we open up the Bible tonight or turn back its pages, may the blessed Holy Ghost come and open the word of understanding to us. Through Jesus Christ we ask it. Amen. E mentre stasera apriamo la Bibbia o giriamo le sue pagine, possa il benedetto Spirito Santo venire ed aprire la parola di comprensione per noi. Tramite Gesù Cristo lo chiediamo. Amen. This great night that we are celebrating of the crucifixion of our blessed Lord, I wish to read tonight from His own precious lips
the words that he has had written in his book. Questa eminente notte che stiamo celebrando della crocifissione del nostro benedetto Signore, stasera vorrei leggere dalle sue stesse preziose labbra le parole che egli ha permesso di scrivere nel suo libro. In St. Matthew's, the fourth chapter, we and the 47th and 48th verse, we read this. In San Matteo, il quarto capitolo, noi il 47esimo e il 48esimo versetto, leggiamo questo. And if you salute your brethren only, what do you more than others? Do not even the publicans so? But be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. E se fate accoglienza solo ai vostri amici, che fate di singolare? Non fanno ancora i pubblicani il simigliante? Ma voi, adunque, siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. And tonight we gave out that we were going to speak on the subject of perfection. E stasera abbiamo annunciato che avremmo parlato sull'argomento della perfezione. Now that seems like a very strange text to take for the night of the crucifixion of our Lord. Ora noi, quello sembra come un testo molto strano da prendere per la notte della crocifissione del nostro Signore. But today perhaps you've been listening to the radio and heard the different messages and the messengers, how they presented that great awful day when our Lord died for the sins of the world. Ma oggi forse avete ascoltato la radio e avete sentito diversi messaggi e di messaggeri come hanno presentato quel grande giorno terribile in cui il nostro Signore è morto per i peccati del mondo. So I have chosen tonight to go around a different way to get to it. So it would be a little different and might refreshing you a little. May the blessed Holy Spirit inspire the word now as we take the effort to bring it. Quindi ho scelto stasera di affrontarlo in modo diverso per arrivarci così che sia un po' diverso e possa rinfrescarvi un po', e possa il benedetto Spirito Santo ispirare la parola ora, mentre facciamo lo sforzo di portarla. God requires perfection. We want to bear that in mind, that there's nothing just part way can go in the presence of God. It must be perfect. Our worship, everything. Dio richiede perfezione. Vogliamo tenerlo in mente che non c'è niente proprio di parziale che possa andare nella presenza di Dio. Deve essere perfetto la nostra adorazione, tutto. In the Garden of Eden, God had Adam and Eve in the garden, and they sinned and transgressed the laws of God by sinning, disobedience. Ora, nel giardino dell'Eden, Dio aveva posto Adamo ed Eva nel giardino, e loro peccarono e trasgredirono le leggi di Dio, peccando di disobbedienza. And when transgression comes, disobedience is the transgression of the law. E quando arriva la trasgressione,
La disobbedienza è la trasgressione della legge. And the law of God, him being holy, just unadulterated holy, therefore no spot of unholiness can ever stand in his presence. E la legge di Dio, essendo egli santo, proprio santo, non adulterato, quindi nessuna macchia di impurità può mai stare nella sua presenza. So if sin came in the world by transgression, then sin must be dealt with before the sinner can ever stand in the presence of God. Quindi, se il peccato è entrato nel mondo tramite la trasgressione, allora ci si deve occupare del peccato prima che il peccatore possa mai stare nella presenza di Dio. Now, if there is no law, then there is no justice. But law requires, justice requires a law. And the law, when it is recalled on, it projects justice. Ora, se non c'è legge, allora non c'è giustizia, ma la legge richiede, ossia la giustizia richiede una legge, e la legge, quando ne è fatto appello, progetta giustizia. Now by the law no flesh is saved. Now the law cannot save us. The law was just the thing that put us in jail. But it has no redeeming power. Ora, per legge, nessuna carne è salvata. Ora, la legge non può salvarci. La legge era solo la cosa che ci aveva messo in prigione, ma non ha potenza di redenzione. The law only showed us that we were sinners and condemned us. That's what law is to do. It's to bring condemnation or to show you where your mistake is. So the law in itself could not save. It could only prosecute. La legge ci ha mostrato solo che eravamo peccatori e ci ha condannato. Ecco cosa deve fare la legge. Deve portare condanna o mostrare dov'è il vostro errore. Quindi la legge in se stessa non potrebbe salvare, potrebbe solo perseguire. And God being holy and just, he had to have a prosecution. He had to prosecute the sinner because he had overstepped the boundaries of grace and had become a law-breaking citizen. Then he must be dealt with. E Dio, essendo santo e giusto, egli doveva avere un processo. Egli doveva perseguire il peccatore perché aveva oltrepassato i confini della grazia ed era diventato un cittadino che infrange la legge. Allora ci si deve occupare di lui. And every law has a penalty. For the penalty of transgressing God's law is death. Ed ogni legge ha una penalità, perché la penalità del trasgredire la legge di Dio è morte. And it had to project death to the human race. And all of the human race is under the penalty of this law. Ed essa proiettava la morte per la razza umana, e tutta la razza umana è sotto la penalità di questa legge. Now, when Adam and Eve had sinned,
There was no way, no other remedy that they could ever stand in the presence of God again except this sin be dealt with. Ora, quando Adamo ed Eva avevano peccato, non c'era modo, nessun altro rimedio in cui potessero mai stare di nuovo nella presenza di Dio se non ci si occupava di questo peccato. And no man can commit a sin of any type, no matter how little or how big, that individual sin has to be dealt with before the one who committed it can ever stand in the presence of the Holy God. E nessuno può commettere alcun tipo di peccato, non importa quanto piccolo o quanto grande, ci si deve prendere cura di quel peccato individuale prima che quello che l'ha commesso possa mai stare nella presenza del Santo Dio. So therefore, when Adam and Eve had sinned and had transgressed the law, they were subjects of death, and the law had to be executed. Therefore, it put all the human race under the penalty of death. Così, dunque, quando Adamo ed Eva avevano peccato e avevano trasgredito la legge, erano soggetti alla morte e la legge doveva essere eseguita, quindi essa mise l'intera razza umana sotto la penalità della morte. Now, if we can only settle down for a few moments now in our thinking and look at this great picture and remember that every person here is included in this. Ora, se solo possiamo fermarci per alcuni momenti ora, dal nostro pensare e guardare questo grande quadro e ricordare che ogni persona qui ne è inclusa. Every man and woman, child is included in the penalty of death by the transgression of the head of the human race, Adam. By his transgression, every one of us fell victim to sin. Ogni uomo e donna, bambino, è incluso nella penalità della morte per la trasgressione del capo della razza umana, Adamo. Per la sua trasgressione, ognuno di noi è caduto vittima del peccato. And sin must be dealt with. And so God, in His great infancy and His great love, the law was to separate the sinner from his Maker. E ci si deve occupare del peccato. E quindi Dio, nel suo grande essere infinito e nel suo grande amore, la legge doveva separare il peccatore dal suo creatore. Then he became annihilated and totally annihilated. There would be no way for him to ever come back unless that sin was dealt with. Allora lui sarebbe stato annientato e totalmente annientato. Non ci sarebbe stato alcun modo perché lui tornasse se non che ci si fosse occupati di quel peccato. And it would be very easy then to believe in a total annihilation of the sinner at the end, for he is completely forever separated from the presence of God. E allora sarebbe molto facile credere al totale annientamento di un peccatore alla fine, perché è completamente, per sempre, separato dalla presenza di Dio. Now notice this sin and how God, being just
And he could do nothing else but be just, for he is the resource of all justice. Then there would be nothing else for him to do but to place the penalty for this transgression. Ora, notate questo peccato, e come Dio, essendo giusto, ed egli non poteva fare altro che essere giusto, perché egli è la risorsa di ogni giustizia, allora per lui non ci sarebbe da fare altro che inserire la penalità per questa trasgressione. And the penalty was death. For he said, the day you eat thereof, that day thou shalt surely die. E la penalità era la morte, perché gli disse, il giorno in cui ne mangerai, quel giorno tu di certo morirai. Now it's a dark picture we have here. But then if we go back just a little further, and find out the very attributes of God, the Bible plainly tells us that God is love. But yet being love, he has to be just. Ora, qui abbiamo un quadro scuro. Ma allora, se torniamo indietro solo un po' di più e troviamo gli stessi attributi di Dio, la Bibbia chiaramente ci dice che Dio è amore, ma tuttavia, essendo amore, egli doveva essere giusto. So, love does not mean just the thing that can be petted and played with. Love is the justice of God. Quindi, l'amore non significa solo una cosa che può essere accarezzata e con cui giocare. L'amore è la giustizia di Dio. Now, when God seen that his children had transgressed his law and that they must die the death, then sovereign love stepped in to make a way. Ora, quando Dio vide che i suoi figli avevano trasgredito la sua legge e che dovevano morire, allora l'amore supremo si fece avanti per creare una via. For God seen that these children was to be absolutely, totally annihilated from his presence. There was nothing else to be done, for they had transgressed his law, and the penalty of his law was death. Perché Dio vide che questi figlioli dovevano essere assolutamente, totalmente annientati dalla sua presenza. Non c'era altro da fare, perché avevano trasgredito la sua legge e la penalità della sua legge era la morte. And then love of God went out for his subjects. And when divine love is projected, sovereign grace produces the object of the love. E allora l'amore di Dio uscì verso i suoi sudditi. E quando l'amore divino viene proiettato, grazia sorprendente produce l'oggetto dell'amore. And God, by foreknowledge, when he loved his race so well, yet with the penalty, he caused the substitutionary death to take place in the Garden of Eden. Amen. E Dio, per preconoscenza, quando egli amò così tanto la sua razza, tuttavia, con la penalità, egli causò una morte sostitutiva per prendere il posto nel giardino dell'Eden. That was, he substituted an innocent creature, a little lamb, that knew no sin.
Quella era, egli sostituì una creatura innocente, un agnellino che non conosceva peccato. And it went for a substitute to work and to die in the stead of the guilty sinner. And it was a lamb slain to hold the life of his subjects. Ed esso valse per sostituto, per operare, per morire al posto del peccatore colpevole. Ed era un agnello immolato per tenere in vita i suoi sudditi. All through the Old Testament they offered the blood of lambs and goats, sheep, bulls and heifers. A substitutionary death. Per tutto il Vecchio Testamento offrirono il sangue di agnelli e capre, pecore, torelli e giovenche, una morte sostitutiva. But all in the great economy of God, there was back in his mind the real object coming, which would be them were shadows of the real object that was to come. Ma in tutta la grande economia di Dio c'era in un angolo remoto della sua mente l'arrivo dell'oggetto reale. Cosa sarebbe stato? Quelli erano simboli del vero oggetto che doveva venire. And the real object was to come was his only begotten son. All the lambs that died was only a shadow. E il vero oggetto che doveva venire era il suo unigenito figlio. Ogni agnello che era morto era solo un'ombra. And a shadow is only the negative side of an object. And they only spoke of Calvary coming. E un'ombra è solo la parte negativa di un oggetto, e parlavano solo della venuta del Calvario. Now, for a picture of this, let's turn in our Bibles to the book of Hebrews and pick up here what Paul, the great apostle, speaking, trying to separate these things for us. In the 10th chapter of the book of Hebrews we read this. Ora, per un'immagine di questo, andiamo nelle nostre Bibbie al libro di Ebrei e prendiamo qui quello che Paolo, il grande apostolo che parla, cerca di separare per noi queste cose. Nel 10° capitolo del libro di Ebrei leggiamo questo. And I just love the Word. Amen. The Word is the truth. Amen. And I like to read it before my congregation because I know that in the judgment I'll stand with them. Amen. Now I've got to give an account. Ed io amo proprio la parola. La parola è la verità. E mi piace leggerla davanti alla mia congregazione perché so che al giudizio io starò con loro e dovrò dare un resoconto. So if I bring it from the Word, then I'll not be guilty because it's the Word and God's responsible for His Word. Amen. Quindi se io la porto dalla parola, allora non sarò colpevole, perché essa è la parola e Dio è responsabile per la sua parola. We see so much today of evangelists and so forth building up around personalities. Oh, it's a disgraceful thing. Vediamo tanto oggi di evangelisti e così via che edificano sulle loro personalità. Oh, è una cosa vergognosa. And we find out in going into churches
We go into church and you find a certain pastor. He's got some little peculiar act about him. Some little emotion. If you don't notice, the entire congregation will take that spirit. E troviamo nell'andare nelle chiese, andiamo nella chiesa e troviamo un certo pastore, deve avere qualche suo piccolo gesto particolare, qualche piccola emozione. Se non fate attenzione, l'intera congregazione prenderà quello spirito. If he's just a little emotional or jerks his head or some little odd thing, well, the whole church will take on to that. Se egli è solo un po' emotivo o scuote la testa o qualche cosetta strana, ebbene, l'intera chiesa assumerà quell'atteggiamento. And we've got today in our modern churches the word, it's sensations and little things like that, and it's got such a confusion. E siamo arrivati oggi nelle nostre chiese moderne al punto che sono sensazioni e cosette del genere e si ha una tale confusione. But oh my beloved brethren, if there ever was a time that we ought to be on the word, it's today. Ma, oh, miei amati fratelli, semmai c'è stato un tempo in cui dovremmo essere sulla parola, è oggi. You see, I would hate to stand at the judgment and know that I had some little fickle something of a little peculiar revelation and misled people. Vedete, detesterei stare al giudizio e sapere di aver avuto qualche piccolo capriccio per una piccola rivelazione particolare e aver sviato persone. I don't want them to have my spirit on my action, but I want them to have God's spirit by God's word that produces truth. Non voglio che abbiano il mio spirito o il mio agire, ma voglio che abbiano lo spirito di Dio attraverso la parola di Dio che produce verità. So on this great occasion tonight, I would like to read from God's eternal word. Now we realize that the law existed for many years, but the law could never take away sin. Quindi in questa grande occasione stasera mi piacerebbe leggere dall'eterna parola di Dio. Ora comprendiamo che la legge esisteva da molti anni, ma la legge non aveva mai potuto togliere il peccato. As I've said in the past, it was just a jailhouse. It was the great detective that told you what you had done but had no remedy to deliver you. Come ho detto in passato, era solo una prigione. Era un grande detective che vi ha detto quello che avete fatto, ma non aveva rimedio per liberarvi. It put you in the pawn shop, but there was no Redeemer to take you out with it. It only prisoned you to let you know that you was a sinner. But now notice in Hebrews the 10th chapter as we read. Vi aveva messo nel banco dei pegni, ma non c'era redentore per portarvi fuori con essa. Essa vi imprigiona soltanto per farvi sapere che eravate un peccatore. Ma ora notate in Ebrei il decimo capitolo mentre leggiamo. For the law having a shadow of good things to come, and not the very image, remember, it was a shadow of an image to come.
Perciò che la legge, avendo l'ombra dei futuri beni, non l'immagine viva, ricordate, era un'ombra di un'immagine a venire. A shadow only introduces that there is a image making the shadow. A shadow of the things to come and not the very image. Un'ombra fa conoscere solo che c'è un'immagine che forma l'ombra. Un'ombra dei futuri beni, non l'immagine viva. Notice all the things, the very image of the things can never with those sacrifices which were offered continually make the comer unto perfect. Notate delle cose. L'immagine viva stessa delle cose non può giammai, per quei sacrifici che sono del continuo offerti, santificar quelli che si accostano all'altare. Now, God in the beginning required perfection. Amen. Jesus, when he came to earth, said, "Be ye perfect, like God in heaven is perfect." Ora, Dio al principio richiedeva perfezione. Gesù, quando egli venne sulla terra, disse: "Siate perfetti come Dio in cielo è perfetto." And the law, having a shadow of things to come, could Amen. Never make the worshiper perfect. You get the picture? Yeah. E la legge, avendo un'ombra delle cose a venire, non aveva mai potuto render perfetto l'adoratore. Afferrate l'idea? Now, let's go it again so you'll be sure not to miss it. God requires perfect holiness. Amen. Amen. No one can stand in his image with one little speck of sin. Jesus witnessed the same and said, "Be perfect just like God in heaven is perfect." Ora torniamoci ancora così, sarete certi di non mancarlo. Dio richiede perfetta santità. Nessuno può stare nella sua immagine con una piccola parte di peccato. Gesù testimoniò la stessa cosa e disse: "Siate perfetti proprio come Dio in cielo è perfetto." And the Bible said that the law could never with its sacrifices make the comer perfect. Then the law could not perfect anything. It was only a pointer. E la Bibbia disse che la legge non potrebbe mai, con i suoi sacrifici, rendere perfetto l'adoratore. Allora la legge non potrebbe rendere perfetto nulla. Era solo un indicatore. These sacrifices made every year could never make the worshiper perfect. So therefore no one under the law or keeping of laws or under the shadows could be perfect. Questi sacrifici fatti ogni anno non potevano mai rendere perfetto l'adoratore. Così, dunque, nessuno sotto la legge o mantenendo le leggi o sotto le ombre potrebbe essere perfetto. For, second verse, then would they not have ceased to be offered? Altrimenti, secondo versetto, sarebbe restati d'essere offerti. If there is anything that I can do to make myself perfect in the presence of God,
then Christ did not have to die for me. Se c'è qualcosa che io posso fare per rendere me stesso perfetto nella presenza di Dio, allora Cristo non doveva morire per me. If there's one thing that you can do that would merit anything in the presence of God, then Christ died in vain. Se c'è una cosa che potete fare che potrebbe meritare qualcosa nella presenza di Dio, allora Cristo è morto invano. No law keeping, no legalistic ideas of yours, none of your own holiness. Nessun mantenere la legge, nessuna vostra idea legalista, niente della vostra santità. No things that you could quit doing, quit lying, quit stealing, quit smoking tobacco, quit going to the picture shows, still you are lost. Nothing can do it. Niente che potreste smettere di fare, smettere di mentire, smettere di rubare, smettere di fumare tabacco, smettere di andare a mostre fotografiche, siete ancora perduti. Niente può farlo. Joining churches, rituals, ceremonies, baptisms, orders of the church, reading of creeds, saying of prayers, all those things would count nothing. You are lost. Unirsi alle chiese, rituali, cerimonie, battesimi, ordini di chiesa, recitare credi, dire le preghiere, tutte quelle cose non conterebbero nulla. Siete perduti. Not one thing can you do in yourself, for you are a sinner under condemnation. Nessuna cosa che potete fare da voi stessi, perché siete un peccatore sotto condanna. And there's not no way within yourself or any creed or anything that you could do or think of yourself that could merit one thing in the presence Amen. Of God. Amen. Because you are a sinner to start with. E non c'è modo da voi stessi, o qualsiasi credo, o qualsiasi cosa che potreste fare o pensare da voi stessi, che potrebbe meritare una cosa nella presenza di Dio, perché siete un peccatore dal principio. And the Bible declares that we were all born in sin. Shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And God could not take one man to die for the other, because one is just as guilty as the other. E la Bibbia dichiara che siamo tutti nati nel peccato, formati nell'iniquità, venuti al mondo proferendo menzogne. E Dio non poteva prendere un uomo da far morire per l'altro, perché uno è tanto colpevole quanto l'altro. In the presence of God, the archbishop born in this world was as guilty as the lowest barfly in the city. Amen. One cannot atone for the other. Nella presenza di Dio, l'arcivescovo nato in questo mondo era tanto colpevole quanto il più misero avventore da bar nella città. Uno non può espiare per l'altro. Therefore he took an innocent life of an animal, a little lamb. And under the Old Testament, the law was when a man sinned, he brought the lamb to the altar.
Quindi egli prese la vita innocente di un animale, un agnellino. E sotto il Vecchio Testamento la legge era: quando un uomo peccava, egli portava l'agnello all'altare. Say, if he transgressed any of the commandments, he brought the lamb and he laid it on the altar. He laid his hands upon the lamb and he confessed his sins that he was wrong. And know that he was guilty. Diciamo, se egli trasgrediva uno dei comandamenti, egli portava l'agnello e lo poneva sull'altare, metteva le sue mani sull'agnello e confessava i suoi peccati, che aveva torto, e riconosceva di essere colpevole. And was the law required death. And he brought the lamb in his stead. And when the throat of the little animal was cut, and it began to kick its little feet and bleeding. Di ed era, la legge richiedeva morte, ed egli portava l'agnello al suo posto, e quando egli veniva tagliata la gola del piccolo animale, ed esso iniziava a scalciare e belare. If you ever seen a lamb slaughtered, what a pitiful cry. Se avete mai visto un agnello macellato, che grida pietose. The poor little fellow trying to bleat, and his little jugular veins cut, and as he kicks and quivers, and as he straightens out, then quivers again, and bleats, and the blood gushes. It bathes his little wool and the worshipper's hands. Il poveretto cercava di belare, e la sua piccola vena giugulare tagliata, e mentre scalcia e si scuote, e mentre si raddrizza, allora si scuote di nuovo e bela, e il sangue sgorga, bagna la sua piccola lana e le mani dell'adoratore. And as the worshipper, realizing for committing adultery, for lying, stealing, whatever his guilt was, or even evil thinking, whatever it was, in the least shadow, he was guilty. Because it was his nature. E mentre l'adoratore si rendeva conto per aver commesso adulterio, per aver mentito, rubato, qualsiasi fosse la sua colpa, o anche il pensare malvagio, qualsiasi cosa fosse nella più piccola ombra, era colpevole, perché era la sua natura. He was a guilty person. Not maybe by desire, but by nature, he was guilty. And he had to recognize that this innocent little lamb died in his place. And he felt sorry for the little thing. Lui era una persona colpevole, forse non per desiderio, ma per natura era colpevole, e doveva riconoscere che questo agnellino innocente era morto al suo posto, e lui era dispiaciuto per la creaturina. But the man, as soon as the lamb finally died, with the blood of the lamb upon his hands, he walked from the building with the same desire in his heart that he had at the beginning. Ma l'uomo, appena l'agnello alla fine moriva, con il sangue dell'agnello sulle mani, si allontanava dall'edificio con lo stesso desiderio nel suo cuore che aveva al principio. Why? Because the life that was in the little lamb, life lays in the blood. Your life is in your blood. We know that. Perché?
perché la vita che era in quell'agnellino, la vita si trova nel sangue. La vostra vita è nel vostro sangue, lo sappiamo. And the life in the blood of the lamb was animal life. Therefore, when its little corpuscles were broken and the life went out of the animal, it could not come back to the worshiper because the worshiper was a human being. E la vita nel sangue dell'agnello era vita animale. Quindi, quando i suoi piccoli corpuscoli erano spezzati e la vita usciva dall'animale, non poteva tornare sull'adoratore perché l'adoratore era un essere umano. The blood made a covering, but it could not perfectly atone. For the man left the building with the same desire to sin as he had in the first place. Il sangue faceva una copertura, ma non poteva espiare perfettamente, perché l'uomo lasciava l'edificio con lo stesso desiderio di peccare come lo aveva al principio. But doing this, he was looking forward to a time when there would be a perfect lamb come. And he did it on the burnt offering because it was the only way he knew about. Ma facendo questo lui guardava avanti verso un tempo in cui sarebbe venuto un agnello perfetto. E lo faceva nel bruciare l'offerta perché era l'unico modo che conosceva. So you see, when the blood was pouring and the life went from the animal, it could not come back to the man. For one was animal, one was man. An innocent animal to a guilty man. Quindi, vedete, quando il sangue si riversava e la vita usciva dall'animale, non poteva tornare indietro all'uomo, perché uno era animale, uno era umano, un animale innocente per un uomo colpevole. But oh, one day, some 2,000 years ago, the Lamb of God was born down in a little manger in Bethlehem and was led like a sheep to its slaughter. Ma, oh, un giorno, circa 2000 anni fa, l'agnello di Dio nacque giù in una piccola mangiatoia a Betlem e fu guidato come una pecora al suo macello. Some 1900 years ago this afternoon at 3 o'clock, he died the spotless, blemished Lamb of God hung on Calvary's cross and died for every sinner. Amen. Circa 1900 anni fa, oggi, pomeriggio, alle 3, egli morì. L'agnello di Dio, senza macchia, senza colpa, fu appeso alla croce del Calvario e morì per ogni peccatore. Now, when the worshiper comes to this Lamb by faith, and this is a different type of lamb. Amen. It's not a lamb like the other. Ora, quando l'adoratore viene a questo agnello, per fede, e questo è un tipo di agnello diverso, non è un agnello come l'altro. No man can come to this lamb except God draws him first. You see God's sovereignty? Oh, I hope this soaks way down deep now. Amen. Nessuno può venire a questo agnello se Dio prima non lo attira. Vedete la sovranità di Dio? Oh, spero che penetri molto nel profondo ora. Look,
God knowed he had sheep in this world. He knowed he was going to have people to be saved. And his love looked down and seen those who would be saved. Therefore, by foreknowledge, he predestinated a church to meet him at her without spot or wrinkle. Amen. Guardate, Dio sapeva che egli aveva delle pecore in questo mondo. Egli sapeva che avrebbe avuto un popolo da salvare. E il suo amore guardò giù e vide quelli che sarebbero stati salvati. Quindi, per preconoscenza, egli predestinò una chiesa ad incontrarlo lassù, senza macchia né ruga. And if God required a church without spot or wrinkle, he had to have something to make it that way. Amen. He could not require it. His justice, his judgments could not let him ask such a thing if there wasn't a way to make it. E se Dio richiede una chiesa senza macchia né ruga, egli doveva avere qualcosa per renderla in quel modo. Egli non poteva richiederlo. La sua giustizia, i suoi giudizi, non potevano lasciare che egli chiedesse una tale cosa se non fosse stata fatta una via per farlo. And man cannot do it in himself. Amen. He's a total failure. God let him see that through the law, through the judges, and through all the Old Testament. He sent the prophets, he sent the righteous man, and they found out that every one failed. E l'uomo non può farlo da se stesso. È un fallimento totale. Dio glielo fa vedere attraverso la legge, attraverso i giudici e attraverso tutto il Vecchio Testamento. Egli ha mandato profeti, egli ha mandato l'uomo giusto e trovarono che ognuno di loro fallì. Amen. So God, by his sovereign grace, sent from the portals of glory his only begotten Son. Amen. To take our place. Così Dio, tramite la sua grazia sovrana, mandò dai portali della gloria il suo unigenito figlio a prendere il nostro posto. Remember, if he had said for the Pope of Rome to take it, he could not have done it. Amen. If he had said for the Archbishop of Canterbury to do it, he could not have done it. Ricordate, se egli avesse detto al Papa di Roma di prenderlo, lui non avrebbe potuto farlo. Se egli avesse detto all'arcivescovo di Canterbury di farlo, lui non avrebbe potuto farlo. Amen. If he would have called on the most holy, reverend father or bishop of the world, he could not have done it. He'd been just as far rejected as Judas Iscariot was. Amen. Se egli avesse chiamato il più santo reverendo padre o il vescovo del mondo, lui non avrebbe potuto farlo. Egli sarebbe stato rigettato tanto quanto lo fu Giuda Iscariota. He could not do it because he was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies and needed atonement for himself. Amen. Non avrebbe potuto farlo perché era nato nel peccato, formato nell'iniquità, venuto al mondo proferendo menzogne e aveva lui stesso bisogno dell'espiazione. But there came one from the portals of glory. None other, not a man, not a good man, neither a Jew nor a Gentile. He was nothing less than Almighty God hid in human flesh. Yeah.
Alleluia! Ma venne uno dai portali della gloria, nessun altro, non un uomo, non un buon uomo, neppure un giudeo o un gentile. Egli non era niente meno che il Dio onnipotente, nascosto in carne umana. He came himself to offer his own blood. For it did not come to sex. Sex had nothing to do with it. Egli venne, egli stesso, per offrire il suo stesso sangue, perché esso non venne tramite il sesso. Il sesso non aveva niente a che fare con ciò. But he overshadowed a virgin and brought forth from a blood cell that he created himself. Amen. The innocent one. Ma egli adombrò una vergine e diede alla luce da una cellula sanguigna che egli creò se stesso, l'innocente. Then my salvation, yours tonight, does not hinge upon the merits of our own acts. It ends upon the positive, amen, sovereign grace of Almighty God who has chosen, amen, us. Amen. Allora la mia salvezza, la vostra stasera, non dipende dai meriti dei nostri stessi atti, dipende dalla sicura grazia sovrana del Dio onnipotente che in Lui ci ha scelti. Certainly. I could never be perfect, nor you could never be perfect, and we don't claim to be perfect, but we have this one consolation that our faith rests in a perfect sacrifice that's already been received. Certamente, io non potrei mai essere perfetto, neppure voi potreste mai essere perfetti. E non dichiariamo di essere perfetti, ma abbiamo quest'unica consolazione, che la nostra fede riposa in un sacrificio perfetto che è già stato ricevuto. Then how do we know that we get that? When the worshiper puts his hands by faith upon the body of the Lord Jesus and feels the tear of sin and the mark of spit in his own face. Allora come sappiamo di ricevere quello? Quando l'adoratore mette le sue mani per fede sul corpo del Signore Gesù e sente il terrore del peccato e lo sputo di derisione sul suo volto. Feels the groanings of Gethsemane, the agonies of Calvary, and knows that he's guilty and confesses his sins correctly. Sente i gemiti del Getsemani, le agonie del Calvario, e sa di essere colpevole e confessa giustamente i suoi peccati. Oh, blessed Lord, I am guilty, and I have no other way but you to help me. And by faith, your bidding, the Holy Spirit has come and bids me come, and I now by faith accept Jesus as my personal Savior. Oh, benedetto Signore, sono colpevole. E non ho altro modo se tu non mi aiuti. E per fede tu stai invitando. Lo Spirito Santo è venuto e mi ha invitato a venire. Ed ora io per fede accetto Gesù come mio personale Salvatore. That life that come from him on Calvary, called the Holy Ghost, which was hid in the blood cell of the Lord Jesus, returns to the worshiper and baptizes him with the Holy Ghost into the body of Christ. Amen. And he's already judged. Amen. You don't have to worry about judgment.
quella vita che venne da lui al Calvario, chiamata Spirito Santo, che era nascosta nella cellula del sangue del Signore Gesù, ritorna sull'adoratore e lo battezza con lo Spirito Santo nel corpo di Cristo, ed egli è già giudicato. Non dovete preoccuparvi del giudizio. As I turn and look at that little crucifix, I realize that that is represents his body. And now that body has already been judged. God can't justly judge it again, for it's already judged. Amen. God struck the judgments of death upon that body. Mentre mi giro e guardo quel piccolo crocefisso, comprendo che esso rappresenta il suo corpo. Ed ora quel corpo è già stato giudicato. Dio non può, secondo giustizia, giudicare ancora, perché è già giudicato. Dio ha colpito i giudizi della morte su quel corpo. And as long as I can find a way to get hid in that body, his judgment was struck for me and for you. We are free. E fino a quando io posso trovare un modo per nascondermi in quel corpo, il suo giudizio colpì per me e per voi. Siamo liberi. Amen. Romans 8:1 said, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh but after the Spirit. Romani 8:1 disse, ora non c'è dunque condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito. There you are. No condemnation. I don't care what comes or what goes. You are hid beneath the blood. Eccovi, nessuna condanna. Non mi importa cosa mai avviene. Siete nascosti sotto il sangue. Again, how do we get into that body? 1 Corinthians 12:13 says that by one Spirit. How does the Spirit come? Through the sacrifice. Where did the Spirit lay? Within the blood. Why couldn't the animal come back? It was an animal. Di nuovo, come entriamo in quel corpo? 1 Corinzi 12:13 dice che tramite uno spirito. Come viene lo spirito? Tramite il sacrificio. Dov'era lo spirito? Dentro il sangue. Perché non poteva l'animale tornare? Era un animale. The animal spirit could not come to the human spirit and do anything to it, because the human spirit was a higher line of life than the animal. But no other man's spirit could come back. If you got the spirit of some ancestor, it's spiritualism. Lo spirito animale non poteva venire allo spirito umano e fargli qualcosa, perché lo spirito umano era una linea di vita superiore a quell'animale. Ma lo spirito di nessun altro uomo poteva tornare. Se avete lo spirito di qualche antenato, è spiritismo. But God himself came, that his own spirit, which is the highest line of spirit there is, can come back by the form of the baptism of the Holy Spirit to the worshiper through the blood of Christ and take him into the body. Amen. He's safe.
ma Dio stesso venne affinché il suo stesso spirito, che è la linea più elevata di spirito che ci sia, possa tornare nella forma del battesimo dello Spirito Santo all'adoratore tramite il sangue di Cristo e portarlo nel corpo. Egli è al sicuro. Watch! The blood of bulls and goats would not work, seeing it was weak. Now let's start reading about the 12th verse. All right. The blood of bulls and goats cannot work, neither could it atone. Watch. Osservate. Il sangue di tori e capri non poteva funzionare, vedendo che era debole. Ora, iniziamo a leggere circa il 12° versetto. Bene, il sangue di tori e capri non poteva funzionare, neppure poteva espiare. Osservate. But this man, what man? The bishop. No, the Pope, no. Ma esso, quale uomo? Il vescovo? No. Il Papa? No. But this man, after he offered one sacrifice for sin forever, sat down at the right hand of God. Amen. From henceforth expectant till his enemies be made his footstool. Ma esso, avendo offerto un unico sacrificio per il peccato, si è posto a sedere in perpetuo alla destra di Dio, nel rimanente, aspettando finché i suoi nemici siano posti per il sgannello dei suoi piedi. Are you ready? Are you ready for the word? Listen to this. Then I want you to let it sink down. Listen closely. Siete pronti? Siete pronti per la parola? Ascoltate questo. Poi voglio che esso vada in profondità. Ascoltate attentamente. For by one offering, not year by year, not revival after revival, not meeting after meeting, not day after day, but by one offering, he has perfected. They have, he has. Poiché per un'unica offerta, non anno per anno, non risveglio dopo risveglio, non riunione dopo riunione, non giorno dopo giorno, ma per un'unica offerta egli ha, in perpetuo, appieno reso, P-E-R-F-E-T-T-I. Loro hanno, egli ha. By one offering he has perfected, that's God's requirement, forever them that are sanctified. Amen. Per un'unica offerta egli ha in perpetuo, appieno reso perfetti. Ecco il requisito di Dio, coloro che sono santificati. There you are. That's the answer to the death of Christ. That's the answer to Calvary. He absolutely, with his own blood, purchased our sins and perfected forever his believers. Eccovi, ecco la risposta alla morte di Cristo, ecco la risposta al Calvario. Egli assolutamente, con il suo stesso sangue, ha acquistato i nostri peccati e per sempre reso perfetti i suoi credenti. Therefore in Christ we stand blameless, perfected in the presence of God Almighty. Amen. Quindi, in Cristo, noi stiamo senza colpa, perfetti nella presenza del Dio Onnipotente. We are underprivileged people.
with our own doctrines. We are being taught that we have to get up to a certain place. We have to do a certain thing. No, my brother, it's nothing you've done, it's what God did for you. Siamo gente che vive svantaggiata per le nostre stesse dottrine. A tutti noi è stato insegnato che dobbiamo arrivare ad un certo punto, dobbiamo fare una certa cosa. No, fratello mio, non è niente che hai fatto tu, è quello che Dio ha fatto per te. We are now, if we are justified by faith, we are perfected forever in the presence of God. Ora noi siamo, se siamo giustificati per fede, siamo per sempre resi perfetti nella presenza di Dio. Then Jesus said, "Be ye therefore perfect." Then it was perfected forever. God, through the death of Christ, 1900 years ago today, perfected the believer that he foresaw before the foundation of the world forever. Allora Gesù disse, siate dunque perfetti. Allora è stato reso perfetto per sempre Dio tramite la morte di Cristo 1900 anni fa. Oggi ha reso perfetto il credente, poiché egli previde prima della fondazione del mondo per sempre. And those who he has called, he has justified. Those who he foreknew, he has called. Those who he has called, he has justified. Those who he has justified, he has already glorified. He has perfected his believers. E coloro che egli ha chiamato, egli ha giustificato. Coloro che egli ha preconosciuto, li ha chiamati. Coloro che egli ha chiamato, li ha giustificati. Coloro che egli ha giustificato, li ha già glorificati. Egli ha reso perfetti i suoi credenti. Now, watch, let's go back now to the first verse. The law having a shadow of good things to come, and not the very image of those things, can never with those sacrifices which were offered year by year continually make the comer unto perfect. Ora osservate, torniamo ora al primo versetto. La legge, avendo l'ombra dei futuri beni, non l'immagine viva stessa di quelle cose, non può giammai, per quei sacrifici che sono gli stessi ogni anno, i quali sono del continuo offerti, rendere perfetti quelli che si accostano all'altare. What's perfect is what we're talking about. For then they should not have ceased to be offered, because that the worshipper once purged would have no more conscience of sin. Osservate, perfetto è quello di cui stiamo parlando. Altrimenti sarebbero restati d'essere offerti, perciò che coloro che fanno il divino, essendo una volta purificati, non avrebbero più avuto alcuna coscienza di peccati. What do you mean? The word conscience there in right interpretation is desire. And if a man comes a worshiper correctly before Christ, seeing his suffering, and he offers himself to Christ and says, "O Lord God, there's nothing in me that can atone, but I'm wholly depending on you." Cosa intendi? La parola coscienza lì è la giusta interpretazione e desiderio. E se un uomo viene, l'adoratore, correttamente davanti a Cristo, vedendo la sua sofferenza, e si offre a Cristo e dice, "Oh Signore Dio, non c'è niente in me che possa espiare, ma sto interamente dipendendo da te." Then that Holy Spirit
comes into the human heart, the very sin question settled forever. Amen. Forever desire of sin has been taken from you. Allora quello Spirito Santo entra nel cuore umano. La stessa domanda del peccato è conclusa per sempre, perché ogni desiderio di peccato è stato tolto da voi. For if the law could have done that, then sacrifices would not have to cease. But being that it could not do it, Christ had to die to make us perfect. Perché se la legge potesse averlo fatto, quei sacrifici non sarebbero cessati. Ma essendo che non poteva farlo, Cristo ha dovuto morire per renderci perfetti. Friends, there is so many things that we could say tonight about the perfection. We are always trying to gouge the eyes out of somebody else to make ourselves just a little holier than they are. Amici, ci sono così tante cose che potremmo dire stasera in merito alla perfezione. Cerchiamo sempre di tagliare il cappello in quattro per qualcun altro, per rendere a noi stessi solo un po' più santi di quanto lo sono loro. But if we only looked at the picture, it's only God's grace that we are what we are. Ma se solo guardassimo al quadro, è solo la grazia di Dio che siamo quello che siamo. Here some time ago in Ohio, I learned a lesson the hard way. I was having a meeting down in Ohio, and I was staying out in the country because of the masses. I cannot stay in the city. Qui non molto tempo fa, in Ohio, ho imparato una lezione in modo duro. Stavo tenendo una riunione giù in Ohio ed ero fuori in campagna. A motivo delle masse non potevo stare in città. We've been eating at a little dunkard restaurant, and such lovely little waitresses, decently dressed and clean as they could be, very ladylike, waited on us. Avevamo mangiato in un piccolo ristorante Dunkard e delle cameriere così amabili e vestite decentemente e quanto più potevano, pure molto signorili, ci aspettarono. It was a little spot of heaven to eat in such a place. Their kitchen was spick and span. And on Sunday they closed up. And they went to their church. Era una piccola parte di cielo mangiare in un posto simile. La loro cucina era pulitissima e la domenica chiudevano e andavano nella loro chiesa. I got a little hungry. I was going to preach Sunday afternoon. And I went over to an ordinary little, just a common little American restaurant to get something to eat. Avevo un po' fame, avrei predicato la domenica pomeriggio e andai in un ordinario piccolo, solo un ordinario piccolo ristorante americano per prendere qualcosa da mangiare. And when I walked in the door, what did I hear but a slot machine going? And was standing there a man of my age, which perhaps was a married man, with his arm around a woman playing a slot machine. E quando entrai dalla porta non sentì altro se non una slot machine in funzione. E là c'era un uomo della mia età, che forse era un uomo sposato, con il braccio attorno ad una donna giocando alla slot machine. Our very law, the protection of our righteousness, of our goods, was standing there violating a thing that he is supposed to be protecting, because it's illegal to gamble in Ohio, playing a slot machine. La nostra stessa legge, la protezione della nostra giustizia, dei nostri beni,
si trovava là, violando una cosa che era supposto proteggere, perché è illegale giocare d'azzardo in Ohio, giocare alla slot machine. And I turned and looked towards the back of the building. There was a bunch of teenage boys in an old rock and roll records on the machine playing. E mi girai e guardai verso il retro dell'edificio. C'erano un mucchio di adolescenti e dei dischi di rock and roll sul macchinario che suonava. A young lady of about 18 years old, very neatly in her anatomy as a woman. But she was standing there with her dress hanging low in the front. Una signorina di circa 18 anni che aveva una bella figura di donna, ma si trovava là con il vestito abbassato davanti. And one of those boys with his hands on the girl where they did not belong, and they were smoking and drinking. And I thought, oh God, how can you stand it? E uno di quei ragazzi con le mani sulla ragazza dove non avrebbero dovuto essere e stavano fumando e bevendo e pensai, oh Dio, come puoi sopportarlo? And I looked over to my right when I heard someone make out a big groan and there sat an aged woman, probably 60 years or 70 years old. She had on those little old bugger clothes, just about halfway up her limbs, and her poor old wrinkled flesh was just as flabby as it could be. E guardai alla mia destra quando sentì qualcuno fare un grande sospiro e là era seduta una donna anziana, probabilmente di 60 anni o 70 anni. Lei indossava uno di quei vestitini volgari appena circa metà delle sue gambe e la sua povera vecchia carne grinzosa era flaccida che più non poteva. And she had on this year lip makeup and a great big purple thing on the side of her face painted. E portava qui questo rossetto e una grandissima cosa viola al lato del suo viso dipinta. A little pair of shoes on sandals with purple toenails painted, purple fingernails painted, and her hair was cut real short and curled up and dyed blue. And I looked at her. Indossava un piccolo paio di scarpe, sandali, con unghie dei piedi dipinte di viola, unghie delle mani dipinte di viola, ed i suoi capelli erano tagliati molto corti e arricciati e tinti di blu. E io la guardai. And across the table sat two men drunk. One of them, it was summertime with a big old army overcoat on, with a gray scarf wrapped around his neck, and his whiskers all over his face, a belching and going on. E dall'altra parte del tavolo erano seduti due uomini ubriachi. Uno di loro era estate, con una grande giacca dell'esercito, con una sciarpa grigia avvolta attorno al collo e la barba su tutta la faccia, ruttando e comportandosi in modo strano. And they excused herself, the man did from her, and started walking out like this to the restroom. E gli uomini si scusarono verso di lei e iniziarono ad incamminarsi così verso il bagno. I stood there and I said, God, why don't you destroy the whole thing? Why don't you just sink it beneath the earth? I said, is my little Sarah and Rebecca going to have to grow up under such stuff as that? Mi fermai là e dissi, Dio, perché non distruggi l'intera cosa? Perché non la sprofondi proprio sottoterra? Dissi, la mia piccola Sara e Rebecca,
dovranno crescere con tale roba simile. I said, how can you, God, in your great holiness, ever stand to look at such a thing like that and not send an earthquake and sink it? Dissi, come puoi tu, Dio, nella tua grande santità, mai sopportare di guardare una cosa simile a quella e non mandare un terremoto e affondarla? As I was standing there condemning the woman, as I was, I stepped back behind the door, I felt the Spirit of God come to me, and I stepped behind the door and I seen like something whirling. And when it was in the vision, it was a world turning around and around. E mentre mi trovavo là condannando la donna, mentre lo facevo, arretrai di un passo dietro la porta. Sentì lo Spirito di Dio venire a me e feci un passo dietro la porta. E vidi come qualcosa che turbinava. E quando avvenne, nella visione era il mondo che continuava a girare. And as I noticed, around the world was a scarlet streak around the world. And as I got to the world, I seen myself just a little boy doing things that I ought not to do. E mentre osservavo attorno al mondo, c'era una striscia scarlatto attorno al mondo. E quando arrivai al mondo, vidi me stesso appena ragazzino che facevo cose che non avrei dovuto fare. Maybe not like that, but it was sin. And every time I did anything, I seen that great black shadow go towards heaven, which God would have killed me at that minute. Forse non così, ma era peccato. E ogni volta che facevo qualcosa, vedevo quella grande ombra nera andare verso il cielo, per la quale Dio mi avrebbe ucciso in quello stesso minuto. Then I seen standing between me and God stood that perfect sacrifice. I seen him standing there with the thorns on his head and the spit hanging on his face. Allora vidi stare tra me e Dio, trovarsi quel perfetto sacrificio. Lo vidi stare là, con le spine sul suo capo e lo sputo che scendeva dal suo volto. And every time my sins would start towards God, he'd reach out and catch it. Like the bumper on the car, he was protecting me from death. E ogni volta che i miei peccati si avviavano verso Dio, egli si allungava e li afferrava come il paraurti sulla macchina, egli mi proteggeva dalla morte. And every time I do anything wrong, God would have killed me. Certainly His holiness requires it. His law requires it. E ogni volta che io facevo qualcosa di sbagliato, Dio mi avrebbe ucciso. Certamente la sua santità lo richiede, la sua legge lo richiede. And every time I do anything or you do anything, the blood of Jesus Christ acts like a bumper. And I've seen that scarlet streak meant that then that the blood still holds the earth. E ogni volta che facevo qualcosa, o voi fate qualcosa, il sangue di Gesù Cristo funziona da paraurti. E vidi quella striscia scarlatta che significava questo, quindi che il sangue trattiene ancora la terra. And as I stood looking, I got a little closer to him as I noticed him. Now I could hear him say, Father, forgive him, he doesn't know what he's doing. E mentre ero fermo ad osservare, mi avvicinai un po' a lui quando mi accorsi di lui e potevo sentirlo dire, Padre, perdonalo, non sa quello che fa. And I looked down and there lay the book. And there's a recording angel there.
and standing by his side. And every time I sinned, it was put out on the book, and my name was on it. E guardai in basso, e là era posto un libro, e là c'era un angelo che registrava e si trovava al suo fianco, ed ogni volta che io peccavo era annotato sul libro, e il mio nome era su di esso. And I realized that someday, that blood streak would be lifted and I'd have to stand in the presence of God with my sinful life. But I seen by his mercy he was holding off my judgment. E compresi che un giorno io, quella striscia di sangue sarebbe stata tolta e io avrei dovuto stare nella presenza di Dio con la mia vita peccaminosa. Ma vidi per la sua misericordia che egli stava trattenendo il mio giudizio. I went to him humbly, I knelt on my knees and I said, Oh Jesus, thou Son of God, I am unworthy to come in your presence, but will you please forgive me for what I have done? Andai a lui umilmente, mi inginocchiai e dissi, Oh Gesù, tu figlio di Dio! Sono indegno di venire in tua presenza, ma per favore vorresti perdonarmi per quello che ho fatto. He touched his side with his hand, took the old book and wrote pardon on it, threw it back behind him, and my sins were gone. Egli toccò il suo fianco con la mano, prese il vecchio libro e scrisse su di esso perdonato. Lo gettò dietro di lui ed i miei peccati erano scomparsi. Amen. Then he looked me stern in the face. He said, Now I have forgiven you, but you want to condemn her. Then I seen what it meant. Allora egli mi guardò serio in volto e gli disse, Ora io ho perdonato te, ma tu vuoi condannare lei. Allora vidi cosa significava. As I come out of the vision, I walked over to her. I said, How do you do? She was drinking. She looked up at me and she said, Oh, hello. I said, could I sit down? She said, I have company. I said, I don't mean it in that way, lady. I just want to speak to you a minute. She said, be seated. Mentre uscì dalla visione, mi avvicinai a lei. Dissi, salve. Lei stava bevendo, mi guardò e disse, oh, ciao. Dissi, posso sedermi? Lei disse, ho compagnia. Dissi, Non intendo in quel senso, signora. Voglio solo parlare con lei un minuto. Lei disse, si sieda. And I said, lady, just a few minutes ago, standing there behind that door, I began to tell her, and as I began to look, the tears began to run down her cheeks. E dissi, signora, solo alcuni minuti fa, Mi trovavo là dietro quella porta. Inizio a raccontarle e mentre inizio a guardare, le lacrime iniziano a scendere dalle sue guance. And she told me, I said, lady, you don't mean to do these things. Jesus died and the judgments of God is held off by his blood. You don't mean to do this. E lei mi disse, dissi, signora, Lei non ha in animo di fare queste cose. Gesù è morto ed i giudizi di Dio vengono trattenuti dal suo sangue. Lei non ha in animo di farlo. And she said, no, sir. She said, my father was a deacon in church. I was raised in a Christian home. My husband and I were charter members and lived the Christian life. E lei disse, no, signore.
Lei disse, mio padre era un diacono in chiesa, sono cresciuta in una casa cristiana, mio marito ed io eravamo soci fondatori e vivevo una vita cristiana. She began to tell me after his death, she had two young girls and she went astray, and how the girls had left her. And she had thrown her life away, and she thought there was no more hope for her. Lei iniziò a raccontarmi, dopo la morte di lui, aveva due ragazze giovani, e lei si sviò, e come le ragazze la lasciarono, e lei aveva gettato via la sua vita, e lei pensava che non ci fosse più speranza per lei. I said, God, be merciful. Those who he has foreknew, he has called. Amen. She said, are you Reverend Branham from that? I said, I am. Ma dissi, Dio, sii misericordioso. Coloro che gli ha preconosciuto, li ha chiamati. Lei disse, sei il Reverendo Branham da laggiù? Dissi, sono io. She said, I'm ashamed of myself to be sitting here like this. She said, do you think there would be a chance for me? Amen. I said, Jesus has his arms stretched out waiting for you to come, lady. Amen. Lei disse, mi vergogno di me stessa essere seduta qui così. Lei disse, pensi che ci sarebbe una possibilità per me? Io dissi, Gesù ha allungato le braccia aspettando che tu arrivassi, signora. And the other people began to take up. And I said, would you walk out here in this floor with me? She said, I will, sir. E le altre persone iniziarono ad alzarsi e dissi, verresti qui su questo pavimento con me? Lei disse, lo farò, signore. I took her by the hand. I said, you're about the age of my mother. Would you kneel here with me on the floor? And there in the floor we broke up that place that afternoon to an old-fashioned meeting. La presi per mano, dissi, hai circa l'età di mia madre, ti inginocchieresti qui con me sul pavimento. E là, sul pavimento, quel pomeriggio facemmo a pezzi quel luogo in una riunione all'antica. And God saved that woman by his grace. Amen. She dressed herself and come to the meeting, and as far as I know, living a Christian life tonight. E Dio salvò quella donna per la sua grazia. Lei si vestì e venne alla riunione e per quanto ne so, stasera vive una vita cristiana. Amen. What is it? Oh, God requires perfection. He requires your repentance. He requires your loyalty to him. Che cos'è? Oh, Dio richiede perfezione, egli richiede il vostro ravvedimento, egli richiede la vostra lealtà verso di lui. But he's looking tonight, no matter how much you sin, how little or how much you are still a sinner and cannot get in no other way but by Jesus Christ, God's all-sufficient sacrifice, and in him you are perfected forever. Ma stasera egli sta guardando. Non importa quanto avete peccato, quanto poco o quanto, siete comunque un peccatore e non potete entrare in altro modo se non per Gesù Cristo, il sacrificio onnisufficiente di Dio, e in Lui siete resi perfetti per sempre. Think of it. It's not nothing you do. It's not new pages you turn. It's not a new life you start. It's a confession of your wrong and God's grace to you. That brings you to perfection, and then you are perfected in Jesus Christ.
Pensateci, non è quello che fate voi, non sono nuove pagine che voltate, non è una nuova vita che iniziate, è una confessione del vostro errore, è la grazia di Dio verso di voi, quello vi porta alla perfezione e allora siete resi perfetti in Gesù Cristo. I trust tonight, friend of mine. While we are here at this great crucial moment now, when decisions must be made, after hearing this story you might have never heard it before. Io confido stasera, amico mio, mentre ora siamo qui in questo grande momento cruciale, quando devono essere prese delle decisioni dopo aver sentito questa storia. Potresti non aver mai sentito questo prima. But you can't go out one of those doors the same person you come in. You must go out better or worse. Ma non puoi uscire da una di queste porte la stessa persona che sei entrato. Devi uscire migliore o peggiore. And while we bow our heads just a moment, I want you to think mightily about it. What about your soul tonight? Jesus Christ died for you. E mentre chiniamo i capi solo un momento, voglio che ci pensiate moltissimo. Che ne è della vostra anima stasera? Gesù Cristo è morto per voi. You say, Brother Branham, when I can quit smoking, when I can quit drinking, when I can straighten this thing up, I'll do it. Oh, it will never be done right. You'll never be able to do it. Dite, fratello Branham, quando posso arrivare a finire di fumare? Quando potrò smettere di bere? Quando potrò rimettere a posto questa cosa? Lo farò? Oh, non sarà mai fatto correttamente. Non sarete mai in grado di farlo. Why don't you just come the way you are and by faith go to that stream, thy flowing wounds supply, then redeeming love to be your theme and shall be till you die? Perché non venite proprio come siete e per fede andate a quel flusso che provvede alle tue ferite che scorrono? Allora l'amore che redime sarà il vostro tema e lo sarà fino al giorno in cui morirete. Why take a substitute? Why try to get in by your church? Why try to come in because you quit drinking or quit lying? Come by the way of perfection, for by one sacrifice he has perfected forever those that are sanctified. Perché prendere un sostituto? Perché cercare di entrare tramite la vostra chiesa? Perché cercare di entrare perché avete smesso di bere o smesso di mentire? Venite tramite la via della perfezione, perché per un unico sacrificio egli ha resi perfetti per sempre coloro che sono santificati. How do I get sanctified? Confess your sins in the presence of the blood of Jesus, and the life that comes from that blood comes back to the worshiper and sanctifies him from the desires of the things of the world. Come mi santifico? Confessate i vostri peccati nella presenza del sangue di Gesù e la vita che viene da quel sangue torna sull'adoratore e lo santifica dai desideri delle cose del mondo. For by that all sufficient sacrifice he has sanctified us one spirit, we are all baptized into one body. Perché tramite quel sacrificio onnisufficiente egli ci ha santificati uno spirito, siamo tutti battezzati in un unico corpo. Now there's no condemnation to them which are in Christ Jesus, to them that walk not after the flesh but the Spirit.
Ora non c'è condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, per coloro che non camminano secondo la carne, ma lo Spirito. If you're trying to walk by the Spirit and still lusting for the flesh, the sacrifice hasn't been sufficiently applied to you. But the worshiper, once purged, has no more desire of sin. Se state cercando di camminare secondo lo Spirito e state ancora bramando la carne, il sacrificio non è ancora stato applicato a voi sufficientemente. Ma l'adoratore, una volta nettato, non ha più desiderio di peccato. That was Calvary. It isn't a place to sell flowers or a little place to do this or that. It was a place where God and man were reconciled. Quello era il Calvario. Non è un luogo dove vendere fiori o un piccolo luogo dove fare questo o quello. Era un luogo in cui Dio e l'uomo furono riconciliati. It was a place where peace and perfect safety was brought to mankind. Can you go with me tonight, my sinner friend, to Calvary? Era il luogo dove la pace e la sicurezza perfetta furono portate al genere umano. Puoi venire con me stasera, mio amico peccatore, al Calvario. And by faith apply this blood to your own soul and let the Holy Ghost come and sanctify you by His great sacrifice. E per fede applicare questo sangue alla tua stessa anima e lasciare che lo Spirito Santo venga e ti santifichi tramite il suo grande sacrificio. Amen. Before we pray, would you raise your hand to God and say, be merciful to me, God. I now confess all my sins upon this Good Friday night, and I appreciate the great suffering that Christ did for me. Prima di pregare, vorresti alzare la mano a Dio e dire, sii misericordioso verso di me, Dio, io ora confesso tutti i miei peccati in questa sera di venerdì santo e apprezzo la grande sofferenza che Cristo ha fatto per me. I now surrender my own will, my own motives and everything to follow you from this day henceforth. Will you raise your hand and say, remember me, Brother Branham, in prayer? That's the decision of my heart. Ora rendo la mia stessa volontà, i miei stessi motivi, e tutto per seguire te da questo giorno in poi. Alzeresti la mano, diresti, ricordami, fratello Branham, in preghiera. Quella è la decisione del mio cuore. Is there any this great night, while we wait just a moment, over here on my right-hand side, surely there's one along there. Are you ashamed of your sins? C'è qualcuno in questa imminente sera, mentre aspettiamo solo un momento? Qui alla mia destra, di certo ce n'è uno di là. Ti vergogni dei tuoi peccati? Are you ashamed of what you've done? The world tonight is looking for heroes. And it has heroes, physically speaking. Ti vergogni di quello che hai fatto? Il mondo stasera sta cercando eroi ed ha degli eroi parlando fisicamente. One day yonder in Switzerland, when Switzerland was at stake, the little Swiss party had gathered out into the fields to defend their economy. Un giorno là in Svizzera, quando la Svizzera degli svizzeri era in pericolo, la piccola parte dell'esercito svizzero si era riunita fuori nei campi per difendere la loro economia. The great oncoming army was too great for them. They were all trained, had big spears and shields. The Swiss could do nothing but give up. They were backed up against a mountain.
Il grande esercito in arrivo era troppo grande per loro. Erano tutti addestrati, avevano grandi lance e scudi. Gli svizzeri non potevano far altro che arrendersi. Erano con le spalle al monte. Then there was a hero stepped out. Somebody had to die. And if they lost the battle, they had nothing but old sickle blades and rocks, sticks to fight with, when the oncoming army looked like a brick wall. Allora uscì fuori un eroe. Qualcuno doveva morire. E se perdevano la battaglia, non avevano altro che vecchie lame di falci e pietre, bastoni con cui combattere, quando l'esercito che arrivava sembrava un muro di mattoni. If they were taken, their lovely little wives would be ravished, their young girls would be ravished, their babies would be killed, their heads would be busted, their homes would be gone, everything would be lost. Se venivano presi, le loro amabili mogli sarebbero state violentate, le loro giovani ragazze sarebbero state violentate, i loro bambini sarebbero stati uccisi, le loro teste sarebbero state fracassate, le loro case sarebbero state finite, tutto sarebbe stato perso. Then there was a man whose name is too quickly forgotten. By the name of Arnold von Wicklard, he stepped out and said, "Man of Switzerland, this day I give my life for Switzerland." Allora c'era un uomo il cui nome si dimentica troppo velocemente, chiamato Arnold von Winkelried, e gli uscì e disse: "Uomini della Svizzera, in questo giorno io do la mia vita per la Svizzera." He said, "Just over the mountain yonder is a little white home. I've got a wife and three children waiting for me, but they'll never see me again. For this day I give my life for Switzerland." Egli disse, "Appena al di là del monte c'è una piccola casa bianca. Ho una moglie e tre bambini che mi aspettano. Ma non mi vedranno mai più, perché in questo giorno io darò la mia vita per la Svizzera." They said, "What will you do, Arnold von Winkelried?" He said, "Follow me and do the best you can with what you have to do with." Loro dissero, "Che cosa farai, Arnold von Winkelried?" E gli disse, "Seguitemi e fate il meglio che potete con quello che avete per farlo." And he looked over the army until he found the thickest of the spears. Then he stuck up his hands in the air. He ran towards that big brick wall of spears and screaming, "Make way for liberty! Make way for liberty!" Ed egli guardò l'esercito finché trovò la parte più fitta di lance. Allora alzò le mani in aria, corse verso quel grande muro di mattoni di lance e gridando, "Fate strada alla libertà! Fate strada alla libertà!" 100 spears turned to catch his charge. He threw his arms out and grouped them into his own bosom, which pinned him down, and he died on the end of those spears. 100 lance si girarono per ricevere la sua carica, e gli allungò le braccia e le raggruppò sul suo petto, che lo infilzarono, e morì sopra le punte di quelle lance. Those Swiss followed him with clubs and sticks. That great display of heroism routed that army till the Swiss beat them out of the land, and they've never had a war from that day since. Quegli svizzeri lo seguirono con mazze e bastoni. Quella grande dimostrazione di eroismo mise in fuga quell'esercito, al punto che gli svizzeri li cacciarono fuori dal paese, e da quel giorno non hanno mai più avuto una guerra. Stand up in Switzerland and name the name of Arnold von Winkelried. You'll see tears run down their cheeks. Why? He saved their land. That was a great hero deed. It's seldom compared with and never exceeded in this earth.
alzatevi in Svizzera e nominate il nome di Arnold von Winkelried. Vedrete lacrime scorrere sulle loro guance, perché egli salvò il loro paese. Quella fu una grande azione da eroe, raramente è paragonabile e mai superata su questa terra. But oh, it was a little thing to what happened one day when Adam's race stood, demons marching in from every side, prophets had failed, law had failed, sacrifice of bulls and lambs had failed, man's nature had failed, everything. Ma oh, era una cosa piccola in confronto a quello che un giorno avvenne. Quando la razza di Adamo si trovò con i demoni che marciavano da ogni lato, i profeti avevano fallito, la legge aveva fallito, il sacrificio di tori e agnelli aveva fallito, la natura dell'uomo aveva fallito, tutto. And Adam's little race stood defeated, outnumbered by devils, superstitions, sickness, diseases. E la piccola razza di Adamo si trovò sconfitta, inferiore di numero a diavoli, superstizioni, malattie, morbi. There was one stepped out in heaven and said, this day I'll die for Adam's race. He came to the earth and was made flesh. He looked right down where the midst of the spears was the darkest. Ci fu uno che uscì dal cielo e disse, in questo giorno io morirò per la razza di Adamo. Egli venne sulla terra e fu fatto carne. Guardò dritto in mezzo dove le lance erano più fitte. The very darkest of all man's dreads was death. And he took death into his bosom and on Calvary. He paid the sacrifice and screamed, make a way for liberty. Il più oscuro di tutti i timori dell'uomo era la morte, ed egli portò la morte nel suo petto, e sul Calvario egli pagò il sacrificio e gridò, fate strada alla libertà. And he screams to his church, take this which I have left you, my blood and my spirit, and fight with ever what you've got. Ed egli grida alla sua chiesa, prendete questo che vi ho lasciato, il mio sangue e il mio spirito, e combattete con tutto quello che avete. We can conquer tonight through that, friend. You can drive the devil from you. Every old enemy that's in your life, it can be drove out by the blood and the Spirit of Christ, and you can stand perfect in His presence. Christ made the way. Stasera possiamo conquistare tramite quello, amico. Potete scacciare il diavolo da voi. Ogni vecchio nemico che è nella vostra vita può essere scacciato dal sangue e dallo Spirito di Cristo. E potete trovarvi perfetti nella sua presenza. Cristo ha creato la via. Could you do as much as lift your arm to Him and say, forgive me, God bless you, brother? Someone else, be merciful to me, God. I now confess my wrongs. Potreste far altro che alzare il braccio a lui e dire, perdonami, Dio ti benedica, fratello, qualcun altro. Sii misericordioso verso di me, Dio, ora confesso i miei errori. Is there some lukewarm church members who go to church every day and maybe try to be as pious as can be, but yet you know that temper and indifference and selfishness, habits, bring you down till you don't have victory? C'è un tiepido membro di chiesa che va in chiesa ogni giorno e forse cerca di essere il più pio possibile, ma tuttavia sa che il temperamento e l'indifferenza e l'egoismo, le abitudini vi sono attaccate addosso finché non avrete la vittoria. Would you want to be cleansed by the blood tonight from all of that? Amen.
for the worshiper once purged has no more conscience. Amen. Vorreste essere puliti dal sangue stasera, da tutto quello? Perché l'adoratore, una volta nettato, non ha più coscienza. Would you like to lift your hands, you church member? God bless you, lady. Lift your hands and say, Brother Branham, remember me in prayer. God bless you, lady. That's right. That's a real thing to do. God bless you back there, sir. Vorresti alzare la mano, tu, membro di chiesa? Dio ti benedica, signora. Alzate le mani e dite, fratello Branham, ricordami in preghiera. Dio ti benedica, signore, giusto. Quello è un vero, quella è la cosa reale da fare. Dio ti benedica là dietro, signore. Someone else lift your hands and say, be merciful to me, God. I know I profess Christianity, but I don't live it. I know I don't. And in my heart, I'm really not right with you. Qualcun altro alzi la mano, dica, sii misericordioso verso di me, Dio. So di professare il cristianesimo, ma non lo vivo. So di non farlo, e nel mio cuore non sono davvero a posto con te. I want to be one of God's elected. I feel in my heart that I am, but I've never laid aside the weights that this easily beset me. And I want to lay them aside tonight, and by God's grace I'll do it. Pray for me. Would you raise your hand? God bless you, lady. Voglio essere uno degli eletti di Dio. Sento nel mio cuore di esserlo, ma non ho mai deposto i pesi che così facilmente mi impacciano. E voglio deporli stasera, e per grazia di Dio lo farò. Prega per me. Alzeresti la mano? Dio ti benedica, signora. Someone else just who we're waiting. While we're waiting quietly. Everyone now with your heads bowed in prayer, softly hum this now. Qualcun altro, solo un po' aspettiamo. Mentre aspettiamo in silenzio, tutti ora in preghiera con i capi chini, dolcemente canticchiamo sommessamente questo ora. C'è una fonte piena di sangue. Tratta dalle vene dell'Emanuele e peccatori immersi sotto il suo perdono ogni macchia di colpa. Perdono. Won't you think it over just now? Don't try to wash it off. Christ is on your hand. Pilate tried it this morning along about 6 o'clock. But his hands are still bloody, guilty bloody. You know what happened to him? Non vorrete rifletterci su proprio ora? Non cercate di metterlo da parte. Cristo è in mano vostra. Pilato ha cercato stamattina circa alle 6, ma le sue mani sono ancora insanguinate, colpevolmente insanguinate. Sapete cosa gli è avvenuto? He went up in Switzerland many years later, lost his mind, plunged himself to death in a pool of water. Egli andò su in Svizzera molti anni dopo, impazzì, annegò immergendosi in una pozza d'acqua. This morning in Switzerland, hundreds of people come to watch the scene. Blue water boils up the bottom of that big hole of water. They do it every year. It's an old legend, they say. That God refused water to cleanse his hands. Stamattina in Svizzera centinaia di persone vengono ad osservare la scena. L'acqua blu ribolle dal fondo di quel grande buco d'acqua. Lo fanno ogni anno
è una vecchia leggenda. Dicono che Dio rifiutò l'acqua per lavargli le mani. Brother, no matter how many times you're baptized, whatever you try to do, nothing will cleanse your hands but the blood of Christ. God refused it. Fratello, non importa quante volte vieni battezzato, qualsiasi cosa cerchi di fare, niente ti pulirà le mani se non il sangue di Cristo. Dio l'ha rifiutato. In the blue water at your 2,000 years nearly, still boil up. God refuses it. Your self-righteousness cannot cleanse your sins. Nothing but the blood of Jesus. Think of it now, we're going to pray just a moment. E l'acqua blu, dopo 2000 anni quasi, ribolle ancora. Dio l'ha rifiutato. Il tuo moralismo non può purificare i tuoi peccati. Nient'altro che il sangue di Gesù. Pensaci ora, pregheremo solo un momento. I wonder if I could ask something tonight. When he stood there at Pilate's judgment hall this morning and said, if my kingdom was of this world, I could speak to my Father and straightway he'd send me 12 legions of angels, when one of them could destroy the world. Mi chiedo se posso chiedere qualcosa stasera. Quando egli si trovò là, nella sala di giudizio di Pilato questo mattino, e disse, se il mio regno fosse di questo mondo, potrei parlare al Padre mio, e direttamente egli manderebbe 12 legioni di angeli, quando uno di essi potrebbe distruggere il mondo. I'd speak to him in 12 legions of angels to be right at my disposal. He could have done it. But he stood there meek and humble to take your death and take your sins. Io gli parlerei e 12 legioni di angeli sarebbero subito a mia disposizione. Egli potrebbe averlo fatto, ma egli si trovò là, mite e umile, a prendere la vostra morte e prendere i vostri peccati. Will you be grateful enough for that sacrifice tonight, you who are needy of it and needy of God's blessings? Would you stand to your feet for this prayer? Sarete abbastanza grati stasera per quel sacrificio, voi che ne avete bisogno e avete bisogno delle benedizioni di Dio, vi alzereste in piedi per questa preghiera? Just stand up to your feet, you who want to be delivered in this prayer. Saying, God be merciful to me, I'm guilty, I've done things wrong, and I now want to accept my pardoning through Christ Jesus. Solo alzatevi in piedi, voi che volete essere ricordati in questa preghiera, dicendo, Dio, sii misericordioso verso di me. Sono colpevole, ho fatto cose sbagliate ed ora voglio accettare il mio perdono tramite Cristo Gesù. Will you come to your feet just at this time? God bless you, young lady. That's the courage, just remain standing there. Vi alzereste in piedi proprio in questo momento. Dio ti benedica, signorina. Quello è il coraggio. Rimani solo in piedi là. Do you mean to tell me you raise your hand and then not sincere enough to stand to your feet? What good has the gospel ever done to you? Oh, such playing with church, playing with God. Intendete dirmi che avete alzato la mano e poi non siete abbastanza sinceri da alzarvi in piedi? A cosa mai vi è servito il Vangelo? Oh, un tale giocare con la Chiesa, giocare con Dio! The hour is soon at hand. One of these days an atomic bomb will strike around here somewhere in one of these big powder plants. There'll not be one split second to think it over. It'll be too late then, and maybe before next Easter, or even this Easter.
Allora presto arriverà uno di questi giorni, una bomba atomica colpirà qui attorno da qualche parte, in una di queste grandi industrie di polvere da sparo. Non ci sarà una frazione di secondo per ripensarci. Allora sarà troppo tardi e forse prima della prossima Pasqua o anche questa Pasqua. Won't you stand now? Say, God, be merciful to me, a sinner. And I accept Christ by the offering Himself as the propitiation for my sins. And by His grace and His grace alone, I abide in the presence of God. Non vi alzerete ora, direte, Dio sii misericordioso verso di me, un peccatore. Ora accetto Cristo attraverso l'offerta di se stesso come propiziazione dei miei peccati. E per la sua grazia, e solo la sua grazia, io dimoro nella presenza di Dio. Will you confess your wrong? He that will hide his sin shall not prosper. He that confesses sin has mercy. Up to you. He's watching. Confesserete il vostro errore? Chi nasconde i propri peccati non prospererà. Chi confessa il suo peccato riceverà misericordia. Sta a voi. Egli sta guardando. Now, blessed Lord, in the appropriated number tonight stands three penitent souls, one man and two women. As I am thinking, Lord, of Calvary, when one on one side said, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ora, nostro benedetto Signore, nel numero appropriato stasera stanno tre anime penitenti, un uomo e due donne. Mentre sto pensando, Signore, al Calvario, quando uno da una parte disse, Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. The other one said, if thou be, let us see a miracle, take us off the cross and save yourself. And the other said, God be merciful to me. L'altro disse, se tu sei, facci vedere un miracolo, toglici dalla croce e salva te stesso. E l'altro disse, Dio, sii misericordioso verso di me. And your head swung to its right side and said, today shalt thou be with me in paradise. But you were quiet to the other one, because there was no repentance. E il tuo capo si voltò alla destra e dicesti, oggi tu sarai con me in paradiso, ma tu non hai detto niente all'altro, perché non c'era ravvedimento. Father God, I pray that these, maybe I trust that they are the only three in the building that feels that they do need to confess their wrongs, but that they have come the all-sufficient way of the way of the cross. Forgive them, Lord, and bless them. E Padre Dio, prego che questi forse, io confido che siano gli unici tre nell'edificio che sentono di dover confessare i loro errori. Ma poiché sono venuti alla via ogni insufficiente, alla via della croce, perdonali, Signore, e benedicili. They are standing here tonight, as you stood for them in Pilate's judgment hall, as you stood for them between the heavens and earth, when the sun went down and the moon would not give its light, and the veil of the temple was rent from top to bottom. Stanno qui stasera come tu sei stato per loro nella sala di giudizio di Pilato, come tu sei stato per loro tra i cieli e la terra quando il sole scese e la luna non dette la sua luce e il velo del tempio fu squarciato dalla cima al fondo. I pray, God, that you'll bless them and give them of thy mercies and cleanse them with thy blood and baptize them by your sanctifying power into the body
of your own Son, Christ Jesus, then they are preserved for time and eternity. Io prego Dio che tu li benedica e dia loro delle tue misericordie e li purifichi con il tuo sangue e battezzali per la tua potenza di santificazione nel corpo del tuo stesso Figlio, Cristo Gesù. Allora saranno preservati per il tempo e l'eternità. Amen. Bless the others who feel that they are all right, that they have already met this and did so. I pray this blessing to them in Christ's name. Amen. Benedici gli altri che sentono di essere a posto, che hanno già fatto questo e hanno fatto così. Prego questa benedizione per loro nel nome di Cristo. Amen. God bless you, and you who are standing close to those who raised up, reach over and shake their hands. Somebody, and say, the Lord bless you. That's right. As the hand of fellowship. Dio vi benedica, e voi che siete vicino a quelli che si sono alzati, allungatevi e stringete le loro mani a qualcuno e dite, il Signore ti benedica. È giusto, come mano di comunione. We are now just a little late in our services. How many love the Lord Jesus? Raise your hand. Amen. Amen. I wonder, in silence now, or just quiet as we could, in commemoration of Him who is omnipresent, that's here tonight, if we could softly sing. Ora, siamo appena un po' in ritardo nei nostri servizi. Quanti amano il Signore Gesù? Alzate la mano. Mi chiedo, in silenzio ora, o tanto tranquilli quanto possiamo, in commemorazione di colui che è onnipresente, che è qui stasera, se possiamo cantare dolcemente. It was down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Amen. There to my heart when you met the requirement, laid your hands upon Him. È stato giù alla croce dove il mio Salvatore morì. Laggiù piansi per la purificazione dal peccato. Là al mio cuore, quando avete adempiuto il requisito, messo le mani su di esso. There to my heart was the blood applied. Oh, glory to His name. Let us sing softly now as we bow our heads to Him. Là al mio cuore fu applicato il sangue. Oh, gloria al suo nome. Cantiamo ora dolcemente mentre chiniamo i capi a Lui. Giù alla croce dove il mio Salvatore morì. Laggiù piansi per la purificazione dal peccato. Là al mio cuore fu applicato il sangue. Gloria al suo nome. Gloria al suo nome. Precioso nome. Gloria al suo nome. Prezioso. Là al mio cuore fu applicato. Gloria al suo nome. Now quietly with your heads bound, you who are saved, say, oh, raise up your hand now. Ora quietamente con i capi chini, voi che siete salvati dite, oh, alzate le mani ora. Oh, preziosa fonte che salva dal peccato. Sono così felice di essere entrato. Là Gesù mi salva.
alma che mi tiene puro. Gloria al suo nome. Gloria al suo nome prezioso. Gloria al suo nome prezioso. Là al mio cuore fu applicato il sangue. Gloria al suo nome. Now with your hands down, your heads bowed. Ora con le mani abbassate, i capi chini. I just thought someone called a few moments ago and said someone want to be remembered tonight in prayer for their body. They couldn't get back to the meeting for Sunday night for the great healing service. Would you stand to your feet, you who want to be remembered in that prayer just now? Ho appena pensato. Qualcuno ha chiamato alcuni minuti fa e ha detto che qualcuno voleva essere ricordato in preghiera stasera per il proprio corpo. Non potevano tornare alla riunione domenica sera per il grande servizio di guarigione. Vorresti alzarti in piedi, tu che vuoi essere ricordato in quella preghiera proprio ora. Al mio cuore fu applicato il sangue. Gloria al suo nome. Gloria al... Now with your heads bound. Ora con i capi chini. He was wounded for your transgressions, bruised for your iniquity. The chastisement of your peace was upon him, and with his stripes you were healed. Egli fu trafitto per le vostre trasgressioni, fiaccato per la vostra iniquità. Il castigo per cui avete pace fu su di lui, e per le sue lividure avete ricevuto guarigione. Gloria al suo nome. Now, blessed Father, as we humbly approach the cross just now, where grace and mercy found me, there the bright and morning star sheds its gleams around me. Ora, benedetto Padre, mentre proprio ora umilmente ci avviciniamo alla croce, dove grazia e misericordia mi hanno trovato, là la splendente stella del mattino diffonde i suoi raggi intorno a me. These sick are standing in your presence. They are believing just now that by faith they look at that stripe back yonder. And by his stripes we were healed. Questi malati si trovano nella tua presenza. Proprio ora ti credono che per fede guardano a quella schiena livida al di là, e per le sue lividure siamo stati guariti. Most Holy Father, we come confessing our faith, believing that you heal our sick bodies through the great vicarious suffering of the Lord Jesus. Santissimo Padre, veniamo confessando la nostra fede, credendo che tu guarisci i nostri corpi malati tramite la grande sofferenza per conto del Signore Gesù. And we offer for this people who is standing a prayer of faith that you promised would save the sick. Amen. And we together as a unit of your believers tonight,
e offriamo una preghiera di fede per queste persone che sono in piedi, poiché tu hai promesso che avresti salvato i malati, e noi insieme come unità dei tuoi credenti stasera. You said wherever two or three are gathered, I'll be in their midst. And we ask mercy for them, that thy grace may now touch their innermost soul. That something will anchor way down deep. Hai detto, ovunque due o tre sono radunati, io sarò in mezzo a loro. E chiediamo misericordia per loro, che la tua grazia ora possa toccare la loro anima più intima, affinché qualcosa si ancori molto in profondità. That they'll know that Christ is here and has spoke to them, saying, child of mine, I took your sickness yonder at Calvary. Che sappiano che Cristo è qui ed ha parlato a loro dicendo, figlio mio, ho preso la tua malattia al Calvario. Now just cast all your cares on me, for I care for you. And may they be healed every whit whole. For we ask it in Jesus' name. Amen. Ora semplicemente getta ogni preoccupazione su di me, perché io ho cura di te, e possano essere guariti ogni piccola parte sanata, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. And as they sit down now, someone close to them, lay your hands up on them, somebody that was praying for them. The Bible said they shall lay their hands on the sick, they shall recover. The Lord bless. E mentre ora si siedono, qualcuno vicino a loro, ponete le mani su di loro. Qualcuno che pregava per loro, la Bibbia disse, imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Il Signore benedica. If I'm not mistaken, am I not looking at the man that was healed here a couple of days ago or a couple of Sundays ago, that was deaf or something in the ears? I see you enjoying the meeting tonight. You hear me all right now? That's good, wonderful. Se non sbaglio, non sto guardando all'uomo che è stato guarito qui un paio di giorni fa o un paio di domeniche fa, che era sordo o qualcosa del genere nelle orecchie. Vedo che gioisci della riunione stasera. Ora, mi senti proprio bene? È buono, meraviglioso. Just stand up to your feet just a moment. How many remembers him being here? Amen. He passed through the prayer line, brought him back up to the platform, and the Lord healed him and made him well. Alzati solo in piedi, solo un momento. Quanti se lo ricordano stare qui ed è passato per la fila di preghiera, l'ha riportato sul palco e il Signore l'ha guarito e l'ha sanato. Amen. Blessed be the Lord. Thank you, brother, for your testimony. It could be through the dozens. But isn't he wonderful? Benedetto sia il Signore. Grazie, fratello, per la tua testimonianza. Potrebbe essere attraverso dozzine. Non è però egli meraviglioso? Now, we want to see you tomorrow night early, and then Sunday morning early, Sunday afternoon, and if you can, get back for the healing service Sunday night. Until we meet, may we stand and sing our dismissing song, Take the Name of Jesus with you. Ora, voglio vedervi domani sera presto e poi presto domenica mattina, domenica pomeriggio e se potete tornare per il servizio di guarigione domenica sera. Finché ci incontreremo, possiamo alzarci e cantare il nostro cantico di congedo. Prendi te quel nome di Gesù. Prendi te quel nome di Gesù. Ciao.
Giratevi tutto attorno e stringete le mani ora tutti. Prendilo ovunque andrai, caro nome. Giratevi tutto attorno e stringete le mani. Oh, quanto dolce speme in terra e gioia in cielo. Caro nome, oh, quanto dolce speme in terra e gioia in cielo. Now look this way. Ora guardate in questa direzione. Chinandoci al nome di Gesù, cadendo prostrati ai suoi piedi, in cielo lo incoroneremo re dei re, quando il nostro viaggio sarà completato. Caro nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Caro nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. The Neville Quartet broadcast in the morning, WLRP at 9 o'clock, and Brother Stricker's come at 9:45 Sunday morning. We're just making a tape for him this afternoon on the resurrection. Ora ricordate il coro Neville, la trasmissione del quartetto al mattino. WLRP alle 9 e il fratello Stricker viene alle 9:45 domenica mattina. Stavo proprio facendo un nastro per lui oggi pomeriggio sulla resurrezione. And now until we meet again, the Lord's blessings be with you as we bow our heads, and I'm going to ask my good friend and brother, Brother Palmer from Macon, Georgia, if he will dismiss this audience in a word of prayer while we pray. Brother Palmer. Ed ora, finché ci incontreremo ancora, le benedizioni del Signore siano con voi mentre chiniamo i capi. E chiederò al mio buon amico e fratello, il fratello Palmer da Macon, Georgia, se congederà quest'auditorio con una parola di preghiera mentre preghiamo. Fratello Palmer.